una de viaggio, lungo una linea morta. Che ci sentiamo di fare e ci sentiremo sempre in dovere e in grande, con grande piacere di fare. Quindi benvenuti con la locomotiva, il canto. Poi, raga, qui ci sono, mi hanno detto che ci sono arrivati dei, addirittura delle cose importanti, ma ho già capito dove andiamo a parare, ma prima non mi fate dire, io mi ricordo che è questo. Thank you.
fare e ogni sera la ripresentiamo perché la riteniamo molto importante. Sapete bene di cosa si tratta? Si tratta di un altro me, sapete bene di chi parla e continueremo a suonare affinché le cose non cambieranno, quindi la continueremo a suonare per sempre, perché non cambierà mai, probabilmente. C'è un discorso abbastanza anche crudo da dire, ma effettivamente è difficile riuscire a cambiare in questo momento, a cambiare. Non c'è voglia di cambiamento in Italia, non c'è voglia di cambiamento. Forse perché noi stessi, ai quali è deputato l'onore e l'onere di cambiare, ci siamo un po' adagiati, siamo stanchi. È un popolo bravo. Siamo stanchi, un popolo stanco, però. Siamo un popolo stanco, però sapete che vi dico, nonostante tutto, ecco, io penso che alla fin fine la musica, questa piccola cosa che si chiama musica, questa piccola valvola di sfogo, serva anche a darci più energia per pensare di poter cambiare le cose. So che è difficile, però perlomeno, non voglio credere che ci sia... Che quello che diceva un grande giapponese sia vero, quando tocchi il fondo non preoccuparti, puoi sempre cominciare a scavare. Ecco, io non voglio. Sì. Quindi, come sempre, a tutti coloro che si svegliano la mattina per 4 lire rischiano la vita, e siamo noi, non siamo. Ci metto anch'io, uno dei privilegiati i musicisti, ma sono veramente in tanti. Questa è un'altra cosa. Quarta pagina, ma mi accontento, per
però mi girano, perché d'estate ti vuoi che legga il giornale. Sul palco, no? E ci sono palchi e palchi, ecco, quindi ci sono, mi è venuto un po' dalla sgarbi, se l'hai notato? Sì, ecco, ci sono regali, ecco, capre, ecco, è venuto un po' la... no, fermo, ci sono palchi e palchi, ho 52 anni, divento sempre più coglione, ragazzi. È venuto nel club, comunque, no, però ci sono palchi e palchi, allora immaginatevi un palco, non lo so, di... chi è che va per la maggiore mo? Ostia, va. Ho risciato l'acqua, non c'è problema. Se era la birra mi veniva lì. Sto peggiorando ogni secondo che passa. Sta... No, volevo dire, c'è palco e palco. Però non credo che a tutti i palchi italiani arrivino questi regali meravigliosi che sono tipo questo, no? Perché non succede? Può arrivare, non so, peluche, no? Sai, una cosa normale. Bruno, Dea, Bruno, Savi, Simo e Savi, no? Eccetera, eccetera, potete capire, questo non è un giochetto. Ma non è una mountain bike, ma è un salame molto bene. Glielo diciamo noi a Virginia Raggi di fare le Olimpiadi a Roma, che facciamo mente dopo. Suoniamo anche bene. Dove si va? Via, dai. Ascoltano, ma
18 marzo 2017 c'è scritto 33 anni di amore e di vita. Il merito è anche tuo. Grazie. Maurizio e Nadia. Se vorrai, andremo insieme dove vuoi.
è un fiore raro e prezioso che affonda le sue radici nella sincerità e nella verità. È vero, essere amici significa vivere la vita in perfetta comunione, qualunque cosa accada, nella gioia, nel dolore. Riguardo a te, grazie Danilo, io personalmente ci sarò sempre, ovunque sarai, ovunque andrai, andrete, io ci sarò, tutti noi ci saremo. Grazie per ciò che siete. Dio vi benedica. Ilaria. Cosa dire? Noi, sapete, noi non sappiamo mai come rispondere, perché queste sono cose importanti, queste sono cose molto importanti. A volte quando arrivano certi messaggi sul palco io mi imbarazzo, ma in senso buono non so mai cosa rispondere, perché non... Io ho 52 anni, non sono più di primo pelo, ma ho scoperto che non ho dato ancora tutto quello che ho ricevuto. E il mio compito, ed il compito di Valerio e Andrea, siamo tre vecchi ciabatte del rock, è di studiare giorno per giorno e dare ancora di più. A volte ci riusciamo, a volte meno. Però questo è il nostro compito, perché non si va da nessuna parte senza questo. Chi crede che alla fine, ma in questo non solo nella musica, in tutte le cose della vita, di essere già al top, è morto, è già arrivato, è finito. Finito. Quindi cosa dirti, dai, io ti ringrazio, noi ci si prova, l'importante è che la nostra umile musica possa dare un po' di emozione, questo è già sufficiente, oltre non chiediamo, credete. E soprattutto diffidate sempre di chi non ha ricevuto dolore, se c'è qualcosa che non va, o è troppo freddo, o forse è stato troppo furbo. O è troppo freddo, è stato troppo furbo. Il dolore ti arriva addosso in un modo o nell'altro. E grazie al cielo, se sei fortunato, le ferite non si rimarginano più. Se sei fortunato. Capite quello che voglio dire? Sono ricordi, sono cose di dentro, sono cose di tua mamma. Va bene, andiamo avanti, ok, d'accordo. È la storia che si racconta, questo ti aspetterò per sempre. Parla di un gigantesco dolore, di una persona abbandonata, che alla fine, nonostante tutto, dice: è stata colpa mia se mi ha abbandonato. Ma io ti aspetterò per sempre. Comunque io ti aspetterò per sempre. Questo è il senso. Attenzione, perché la vita non deve essere un deserto dei tartari, eh? Quando si chiude una cosa, capite a me, si chiude e si riapre un altro libro, pieno di pagine bianche da scrivere, la più grande avventura del mondo. Scriviamo queste pagine, c'è tanto da fare, questo è il senso, c'è tanto da fare, guardiamo avanti. Queste vi aspettano per sempre. Sulla terra guerra ogni momento tra
aspettare, è follia, pazzia, 9 anni sono arrivati a continuare a respirare, voglio di ridere, ti aspetterò per sempre, ti aspetterò per sempre, per quello che sei fuoco poi si trasformerà, ti aspetterò. Questa non la presentiamo, perché non è proprio il caso, però con questa canzone qui chiudiamo un attimino il primo tempo. Voi sapete che fra il primo e il secondo tempo nel teatro uno può prendersi un caffettino, fare una pischiatina, cioè... è una tradizione del teatro, sempre portato bene, e anche noi la rispettiamo anche questa volta. Quindi dopo questa canzone ci facciamo 10 minuti di pausa e poi riniziamo.